Ragazzi, ciao, è un po' che non faccio video, eh. E niente, questa sera voglio farvi vedere alcune lampade. Le ho comprate su Gearbest e vabbè, prima che arrivino in effetti ci vuole un po' di tempo. Diciamo che ci mette più o meno un 3 settimane da quando uno fa l'ordine. Allora, vi faccio vedere quelle che ho, poi dopo magari faccio un filmato per ognuna, così almeno si può, diciamo, vedere un attimo meglio le caratteristiche insomma, penso che sia meglio, ecco, farne una per ogni tipo di lampada. Allora, quelle che ho a disposizione sono questa e questa qui. Comincerò a fare la recensione di questa. Queste due le mettiamo da parte e le vedremo una prossima volta. Allora, vediamo un attimo. Il costo di questa lampada, presa appunto, ripeto, sul sito di Gearbest, siamo roba tipo 4 dollari, quindi più o meno 3,50 euro. La marca è della Xiaomi, è praticamente la stessa ditta che fa questi braccialetti per il fitness, contapassi, questo per dire, segna anche il battito cardiaco. Vabbè, adesso lasciamo perdere che dobbiamo fare la recensione di questo. Allora, quello che stavo dicendo prima è che insomma è una marca abbastanza nota. Le caratteristiche di questa lampada. È una lampada LED, diciamo non è studiata per l'outdoor, quindi è una lampada a interni, però l'ho trovata piuttosto interessante, anche per esempio in campeggio, piuttosto che diciamo in una situazione dove non è importante che la lampada sia tenuta stagna. Ecco. Perché la prima cosa che posso dire, beh, a parte che cioè, l'alimentazione avviene con una presa USB, quindi è espostissima all'acqua e alle altre all'umidità e via dicendo. L'interruttore che serve per cambiare le varie luminosità, questa lampada ne ha ben 5, è un po' delicato. Prima, facendo qualche prova, mi è saltato fuori, detto molto sinceramente. È molto bellina, ha la caratteristica che lo stelo si può piegare, quindi lo si può posizionare come si ritiene. Come stavo dicendo prima, l'alimentazione avviene tramite la USB, quindi per esempio può essere utilizzata attaccata a un PC portatile per far luce sulla tastiera al buio. Per esempio un utilizzo può essere quello, ma venendo a un utilizzo invece più da esterni, diciamo così, sempre ripeto, tenendo conto del fatto che non può resistere all'acqua. Diciamo che l'alimentazione gli può essere data anche da una comune power bank, cioè quelle batterie che si utilizzano per ricaricare i telefonini o altre apparecchiature del genere. Quindi l'alimentazione è a 5 volt. E adesso vi do un'idea di quello che può essere la durata delle 5 tonalità che ha, cioè quanto tempo può stare accesa con una batteria del genere nelle 5 tonalità. Solo un secondo che vado a prendere la tabella e torno. Eccoci. I valori li ho ricavati con questo apparecchietto, non so se ve lo ricordate, l'ho recensito in un video precedente, sinceramente è molto utile perché sul sito del produttore e sul sito del venditore non c'erano dei dati sinceramente molto
molto capibili, ecco. E sinceramente, siccome, come posso dire, questa lampada non è studiata per appunto l'utilizzo in esterni o in situazioni di un certo tipo, forse non ha neanche senso indicare quale sia la durata che può avere applicata a una power bank, perché, come posso dire, è una cosa che viene usata, almeno è stata studiata per essere usata all'interno, insomma, ecco, mettiamola così. Allora, la lettura che dà questa apparecchietta qui è, si va da una durata minima, cioè con la luce al minimo di 23 ore, più o meno, prendere con beneficio di inventario, a una durata di 6 ore con la luce alla massima potenza, e devo dire che fa luce. Sul sito del produttore dice che ci sono dentro 6 LED Osram, quindi insomma delle cose di marca. Che altro posso dire prima di far vedere un po', diciamo, i livelli di luminosità? Ecco che, utilizzandola con appunto una batteria di questo tipo portatile, e ce ne sono di tantissime, come posso dire, potenze. La potenza la trovate scritta da qualche parte, comunque con la sigla MAH, cioè milliampere ora. Questo per dire, ha una capacità di 2600 mAh. Ci sono power bank da 10.000 mAh. Ne ho di là uno che ha sopra anche un piccolo pannello solare, in teoria dovrebbe aiutarlo a ricaricarsi o comunque a mantenere la carica. Niente, ti stavo dicendo che, interponendo tra la lampada e la batteria un cavo di prolunga USB, cioè un cavo che abbia da una parte questo spinotto che verrà infilato qui, e dall'altra parte invece uno spinotto femmina dove questo andrà inserito, cioè uno spinotto come questo qua, si può praticamente prolungare il posto dove attaccare questa lampada. Quindi, per esempio, dico una scemenza, uno potrebbe tenersi questa in una tasca e questa attaccata, per dire, qua con una clip, un nastrino, qualunque cosa, e per esempio utilizzarla in questo modo qua, attaccata allo zaino, allo spallaccio dello zaino, ecco. Tenuto sempre presente, ripeto un'altra volta, questa non tiene l'acqua, ecco. Però, per dire, un giro di nastro che dovesse proteggere questo e l'eventuale prolunga, potrebbe fare. Vediamo un attimo, quindi passo alla prova, vediamo la luminosità che fa, ok? Arrivo subito, preparo e vediamo. La luce che state vedendo è di una delle altre due lampade che vi ho fatto vedere, e non è male neanche quella. Questo è, per dire, un cavetto di prolunga, quello che parlavo prima, dove si può inserire da una parte la lampada e dall'altra, quindi collegarla alla power bank, e poi posizionare la lampada come si crede. Allora, adesso cerco di far vedere la luminosità di questa lampada attaccata alla power bank, quindi spegnerò quella lampada. Da tener conto che la fotocamera o la videocamera, comunque sia, si adegua alla luminosità diciamo, dell'ambiente dove si trova. Quindi, non so se si riesce bene a vedere la differenza tra la luce minima e la luce massima, in quanto la fotocamera aprirà o chiuderà il suo obiettivo a seconda della luce, per cercare di mantenere la cosa più o meno stabile. Allora, passiamo a inserire. Allora, la spengo. Quindi, come dicevo,
Il piccolo interruttore che c'è alla base serve per cambiare i livelli di luminosità, tenendolo premuto per qualche istante, non credo che arrivi al secondo, la lampada si spegne. Quindi adesso faccio il buio completo. Vediamo il primo livello di luminosità, che è questo. È il cosiddetto, penso, livello butterfly. Si chiama butterfly? Forse no. Firefly, giusto. Butterfly è la farfalla. Firefly invece è la lucciola, diciamola così, no? Dai. Quindi questo livello è utile. Cioè può andare bene per leggere, per vedere le cose nel raggio di quello che per dire che ho su questo tavolo, adattando la propria vista a questa luminosità. Si passa al secondo livello, che già diciamo è meglio. Quindi il raggio della luminosità si amplifica. Passiamo al terzo e direi che è una discreta lampada, anche in una situazione di completo buio, come questa stanza. Quindi, vabbè, adesso non sto a far vedere il contorno. Comunque si riescono a distinguere gli oggetti anche a, diciamo, 3 metri da me. Il quarto livello, che dà appunto ancora una luminosità maggiore, e il quinto, che adesso lo vediamo, lo vedete su questo tavolo, ma posso assicurare che illumina tutta la stanza, quindi se io lo utilizzo per dire verso di me, a parte che è abbastanza accecante, ma penso che l'immagine sia abbastanza chiara. Quindi per dire può essere anche usato come lampada per le riprese mentre uno fa un filmato. Per dire può essere montato sopra alla telecamera e illuminare nel buio quello che uno vuole riprendere. Cioè, quindi la cosa è ciclica, quindi premendo il piccolo interruttore si passa appunto da una luminosità all'altra. Ecco, e poi si ritorna a quella più bassa. Tenendolo premuto più a lungo, si ha appunto lo spegnimento della lampada. Riprovo facendo la luce verso di me. Vediamo se. L'ultimo livello, sinceramente, guardarlo è accecante. Ok, riaccendo le luci e torno. Veniamo alle note finali. Allora, eccomi, una cosa importante. Se dovete la cercate, se vi piace, insomma, in qualche modo vi interessa, tenere conto che ci sono due versioni. Una, quella chiamiamola standard, e questa che viene chiamata enhanced, cioè amplificata, non è la traduzione giusta. Comunque, insomma, è il secondo modello. Quella normale, diciamo che ha questa parte qua sotto con i LED che è più o meno di questa misura qua. Questa è molto più lunga. L'altra, da quello che ho capito, non ha questa cosa che può avere 5 livelli di luminosità. Ha un livello, si attacca ed è quello. Si trova anche su Amazon. Quella base mi sembra che costa attorno ai 4 euro, 4,50 euro. Questa costa attorno ai 9 euro, una cosa del genere. Su appunto dove l'ho presa io costava 4 dollari, quindi poi ci avevo perso. L'ho infilata dentro,
Assieme ad altre cose, mi è caduto nel carrello, come al solito. Niente, dai. Quindi, una rapida carrellata. I pregi, a me sembra che fa una bella luce, può essere utilizzata per vari scopi, anche per dire, ripeto, come corredo per una videocamera o appunto per fare delle riprese come luce d'ambiente, perché per dire, cioè, questa posta di fianco può illuminare, può, insomma, chi conosce di fotografia e conosce di riprese, la può senz'altro sfruttare per migliorare le riprese che fa. Essendo alimentata con una normale power bank, può essere spostata, quindi è indipendente, per dire appunto, dalla macchina fotografica. Può essere usata anche fuori, cioè in outdoor, appunto come luce, ripeto, facevo l'esempio prima con un semplice cavetto di prolunga, uno può tenersi in tasca la power bank e posizionare la luce, siccome lo stelo poi, ripeto, è flessibile, quindi per dire, per illuminare dove sta camminando, piuttosto che in profondità no, perché cioè, ripeto, fa una luce abbastanza ampia, però non può andare tanto in profondità, cioè la potenza è quel che è, credo che siano circa 2 watt di roba, top, ecco, una cosa del genere, quindi, però per illuminare dove si stanno mettendo i piedi sicuramente sì. Per illuminare in una situazione di campo, sto cucinando, sto facendo qualcosa, sto semplicemente ho voglia di leggere qualche punto con la luce più bassa, vabbè, insomma, poi ve li potete immaginare anche voi gli utilizzi che si possono fare. Ecco. Di contro, allora, non regge l'acqua, salvo in qualche modo rendere la connessione tra batteria e lampada o tra batteria, cavetto e lampada impermeabile, e il piccolo interruttore qua che, vabbè, insomma, è dentro, ma insomma, ripeto, prima estraendolo dalla power bank è saltato fuori. Anche lì, vabbè, al limite un giro di nastro e si risolve la situazione. Ecco, i consumi ve li ho detti, quindi la durata diciamo che va da un massimo di 23 ore al minimo di luminosità a un minimo di 6 ore al massimo della luminosità. Che altro vi posso dire? Vi saluto tutti, sono contento che seguite il mio canale anche se vabbè, non sono molto, insomma, non faccio tanti video. Ecco, vabbè, vi ringrazio, vi saluto tutti e niente, ci sentiamo al prossimo giro quando riesco appunto a fare ancora la recensione di queste due che sono abbastanza carine, dai, questa qui mi piace, questa è una roba invece che è molto molto utile per l'outdoor. Dai, ci sentiamo, ciao!